incroci delle storie che dici, beh vabbè, insomma questa merita di essere raccontata, ti chiama, no? E diciamo che il grado di difficoltà è stato quello di rendere la storia meno paradossale di quello che sembrasse. Dici, quando dice quando non riesci a spiegarti una vicenda, prova a raccontarla, ecco. Era una vicenda veramente quasi follemente inspiegabile, ricca di buchi neri veramente inquietanti, e abbiamo provato a renderla una storia di persone, personaggi, sentimenti, tentando anche di non essere manichei, perché poi dietro un errore così come quello raccontato ci sono anche 10 storie di salvataggi concreti, cioè ci sono tanti bambini, tanta infanzia che è salvata dalle istituzioni, quindi voglio dire, questo va sempre ricordato, ecco. Non è solo la realtà, non è solo questa che è stata raccontata qui, dove avremmo potuto anche infierire di più. La storia è fatta anche di tante vittime che vengono salvate dalle case famiglie, dagli assistenti sociali, dalla magistratura che riesce a intervenire bene. Certo, questa storia invece che abbiamo raccontato è stato un errore piuttosto grave, insomma, che ha causato tanto dolore e che andava in qualche modo risarcita, perlomeno appunto raccontandola e facendo sì che questo prodotto diventasse un monito e che nel futuro speriamo non accada mai più. Lei e sua moglie Simona come siete state coinvolti? Ma sai, a livello emotivo si è sempre coinvolti, nel senso che le storie le devi prendere, le devi manipolare, ci devi entrare dentro e poi le devi vivere, sia come attore, come regista, come sceneggiatore. Insomma, non basta per un attore recitare, dire le battute, devi vivere il personaggio. E quando da registi e da sceneggiatori si è costretti a vivere storie come queste, è chiaro che insomma ti lasciano dentro un bagaglio di emozioni, di dolore, ma anche di felicità, perché poi, ringraziando il cielo, il film è ricco anche di speranza e di momenti di felicità. Quindi insomma è il privilegio di questo lavoro, noi lavoriamo, siamo artigiani, invece di lavorare il legno lavoriamo le emozioni spesso degli altri, che però per forza devono diventare anche tue.